Ciao ragazzi, io sono Red, vi do il benvenuto a questo ennesimo mercoledì passato insieme qui al Monopoly Soft Air di Reggio Emilia. Ogni tanto ce lo devo buttare dentro perché sennò non mi chiedete dove siamo, c'è tutto in descrizione, dateci un occhio. Oggi parliamo del fucile da soft air più sottovalutato. Quale mai sarà questo sfortunato, ma allo stesso tempo molto fortunato? Gazzetto! No, ve lo farò vedere dopo la sigla. Sigla. L'avevate ovviamente già capito, perché tutte le volte che faccio vedere anche la punta di un fucile capite di cosa sto parlando. Sto registrando, sì, è ovviamente il G36, in particolare il C. E adesso molti di voi diranno, ma perché? Non capisco. E lo spiego io, senza problemi, tranquilli. Questo in particolare è uno Speckan Arms scarrellante, ne possiedo di prima generazione, appena è uscito io l'ho comprato. Uno anche io, l'avete visto nel video della stanza delle armi, che tra l'altro sta per essere ributtato, rifatto da capo, stavolta conoscendo i nomi delle cose. Questo in particolare è uno Speckan scarrellante. Il fatto che sia scarrellante vi fa capire che lo producono in tutte le salse possibili immaginabili, da quello economico con dentro un criceto che corre sulla ruota che fa partire il pistone e sparare fuori i pallini, a quello Umarex che fa bagnare tutti, uomini, donne, bambini. È meglio della fica. Solo COD è meglio della fica. Solo COD è meglio della... È sempre stato visto male, un po' come gli AK in plastica, perché è una di quelle armi che appena ti devi avvicinare a questo mondo, quando vai a provarlo in uno di quei campi che ti noleggiano l'attrezzatura, hanno dei G36 scrausissimi. Questa però è un pochino un'ingiuria, perché come detto prima è presente in veramente tante salse, ma anche il più economico offre delle peculiarità che sono invidiabili e forse quasi meglio dell'M4. Mi sbilancio un sacco, opinione personale. Questo perché è già di default è compatibile con la stragrande maggioranza di tutti quegli accessori che si possono montare su un M4 o R15, quello che vi pare, e inoltre offre una customizzabilità, quindi una modifica dei singoli componenti molto molto più comoda di quella dell'M4. In quanto se nella piattaforma americana tanto famosa comunque bisogna bestemmiare abbastanza e ha delle modificabilità in quanto corpo dell'arma molto ridotte, qui invece non le troviamo, in quanto grazie a questi bellissimi piccoli pernetti, infatti presenti un pochino ovunque su tutto il corpo del fucile, vi permette di andare a rimuovere anche degli elementi che sono fissati alla base del corpo del fucile, siano questo il calcio, il ricevitore dei caricatori, potete metterci i caricatori di M4, ipercompatibilità con tutti, il RISM, l'impugnatura e anche il maniglione di trasporto. Veramente lo potete far passare da così a... Potete modificarlo e andare a cambiare qualunque parte di questo affare come vi pare, rendendolo quindi non solo, se volete, più corto, più lungo, anche grazie al fatto che il calcio si chiude, a differenza del calcio del M4, che va, si può solamente chiudere e abbassare al minimo. Questo qua invece... In sostanza è veramente un fucile che offre delle caratteristiche talmente peculiari, talmente uniche, che faccio fatica a capire com'è che sia così poco popolare all'interno dei campi e tra i soft gunner. Ha sicuramente un design accattivante e molto particolare che potrebbe non piacere, personalmente è fenomenale e soprattutto si va a discostare un pochino dai soliti M4, R15, quello che è. Era da un po' che volevo fare questo video, principalmente perché ne avevo visto uno veramente ben modificato, veramente ben adattato all'operatore che lo stava utilizzando in campo anni or sono, e da lì mi era sempre rimasto in testa che un giorno me ne sarei fatto uno custom esattamente come il suo. Ve la butto lì. Questo non è un vero e proprio pillole, ma più che altro delle riflessioni personali su uno di quegli argomenti che ci sono all'interno del mondo del soft air, ed è per questo che vi invito a commentare e dirmi la vostra. Magari se ne può discutere nei commenti, ed è un modo come un altro per farvi sentire quanto vi piacciono i nostri contenuti e quanto volete far parte di questa nostra piccola famigliola di sparapallini. Ciao Ricco. Per quelli di voi che si stanno chiedendo quindi se questo possa essere un buon fucile per iniziare a giocare, vi consiglio di ripassare, quindi mettere la campanellina al canale, questo sabato, perché parleremo di top 3 migliori fucili per iniziare. Stay angry. Prima di andarmene, guardate il link in descrizione, iscrivetevi al nostro Instagram, all'Instagram del negozio, ci fa piacere, vi condividiamo dei contenuti croccanti, vi aspetto su Instagram. Stay angry.